Eccoci qui con Franca Principe, dirigente scolastico, presidente di Modifica 81. Si è appena concluso un seminario di studi sulla sicurezza nelle scuole. Chiediamo alla dottoressa dirigente Franca Principe una sintesi riguardante questa giornata e qual è la promessa che è stata fatta anche dai parlamentari presenti riguardo il decreto 81, che è al centro di un dibattito ormai da diversi anni. Questa iniziativa si è svolta nella sala ISMA in Santa Maria in Aquiro, al Senato della Repubblica, per iniziativa del senatore Vincenzo Carbone, che ha promosso l'apertura di una commissione d'inchiesta senatoriale sulla qualità della sicurezza nelle scuole, anzi per la verità in tutti gli ambienti di lavoro, compreso le scuole. Commissione è stata approvata poi all'unanimità da tutti i senatori. Modifica 81, l'associazione che rappresento, ha negli ultimi 3 anni realizzato un'attività di approfondimento e ricerca sul tema e stasera ha iniziato una serie di laboratori che saranno tematicamente rivolti ad alcune delle peculiarità di questa tematica. Ci saranno prossimamente degli incontri che riguardano l'aspetto normo-giuridico, quindi nella particolarità il decreto legislativo 81 e le possibili modifiche, ma anche ulteriori incontri con ingegneri, associazioni professionali che ritengono di poter produrre innovazione per la risoluzione di questa tematica. L'attenzione dei senatori ci conforta perché siamo certi che la commissione d'inchiesta potrà valutare scenari che peraltro la cronaca ha negli ultimi tempi ben registrato. Molti crolli degli 8.000 edifici scolastici, pochi sono a norma e comunque le norme sono di difficile applicabilità. È interessante nel taglio del pomeriggio di studi la presenza di uno psicopedagogista, dottor Pergola, e di un medico competente in adolescentologia, professor Brera. Il livello di competenza di tutti i relatori è stato eccellente e anche molto molto partecipata la presenza da parte dei dirigenti scolastici da tante regioni d'Italia. Grazie dirigente. Grazie a voi.